Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Caldo, così ogni volta sei la prima, sei l'unica, sei l'ultima, sei la mia bambina. Domanda che ormai è uno standard, ormai probabilmente forse è la domanda più semplice o forse più complessa. Chi è Paolo Baldoni? Oh, non è difficilissimo. Cioè, parli della parte psichiatricamente quella normale, a posto. Sono un infermiere, sono un cantautore, sono un papà, sono una persona che è nata nel 61, quindi ha 60 anni passati, ma sinceramente davvero io non devo ricordarmelo ogni tanto, perché come testa, come cuore, come tutto non me li sento. E Paolo Baldoni ha tutte queste cose e molto di più. Però diciamo le cose semplici, facili, la parte facile e semplice è questa: sono una persona che lavora, ha sempre lavorato tantissimi anni comunque in sanità, nella relazione di aiuto alle persone, e sono una persona che ha sempre suonato, sempre scritto, sempre letto letteratura, poesia, scritto tantissimo, e penso di aver più o meno risposto. Le parti poi scabrose e deliranti e più prettamente psichiatriche, scherzo, ve le risparmio, diciamo. Dimmi tutto. Poi parlando dell'ultimo lavoro, che è un album che comprende anche Calzini, che è il singolo che è uscito, come nasce questo album e come nasce questo singolo? Da cosa è tratta ispirazione? Allora, è l'ennesimo album uscito dalla mia produzione, nasce dopo il periodo lungo di deprivazione del Covid, e quindi di questo strano periodo, ed è stato un modo per veramente curarsi l'anima e condividere insieme a delle altre persone questa cosa meravigliosa che è la musica. Tutto qui, cioè in un periodo piuttosto cupo è stato una boccata di ossigeno, periodo cupo che io comunque ho vissuto veramente col cuore, quindi è stato cupo, ma è stato anche pieno di soddisfazioni, di amore, di forza, di condivisione, di coraggio, di tante cose, quindi io sono in realtà anche in parte grato a questo periodo. Sembra una parola un po' esagerata, però è così, cioè è uscito il cuore di tante persone, e quindi la musica fa parte di questo. E la canzone Calzini da dove trae l'ispirazione? Anche perché è un genere che musica popolare, uno stile popolare, sembra un po' più country. La country music è musica popolare del popolo, è su quel genere. Ma dici bene, cioè io faccio comunque musica popolare, quindi che ha una abbastanza attinenza al folk rock, alla tradizione folk rock, e ci sta dentro anche una qualche suggestione country, c'è assolutamente. Oddio, una canzone come tante, nasce da... Se vuoi parla dell'amore appeso a un filo, cioè due persone che si guardano, stanno per lasciarsi, forse si lasciano, forse non si lasciano, non si sa, ma c'è questo elemento nella drammaticità di ogni storia che forse finisce, forse no, c'è questo elemento dei calzini che la rende così non comica ma tenera, cioè perché il calzino dentro una storia che sta finendo, sai,
non è che denota pesantezza, ma se poi un po' di ironia, un po' di dolcezza. Io credo che sia questo a posteriore, perché prima scrivi e poi pensi a cosa hai scritto in realtà. Quindi io ho pensato dopo a quello che ho scritto, che probabilmente è questo, chissà. Ma... E invece abbiamo visto il videoclip, un pochettino, come nasce questa idea di questo videoclip? Poi anche l'utilizzo anche in tratti bianco e nero. Sì, nasce in maniera delirante, ti spiego, no, scherzo, uso spesso questa parola perché mi piace. Una persona dello staff, diciamo, tecnico, mi disse: perché non fai un qualche cosa che introduca il video invece di fare il solito video? Ok, ci penso. Io nella notte ho sognato esattamente questa cosa qua. Cioè, non so se hai visto il preludio muto in bianco e nero, no? Che è anche un omaggio un pochino al cinema muto, ma in realtà non è altro che la trasposizione fedele di una visione onirica mia che ho avuto. E il giorno dopo andai da questo amico e dissi: ciò già in testa tutto. Poi ci siamo trovati direttamente, ho spiegato alla Cicci, che è la ragazza che fa la cameriera, la mia grande amica, cosa dovevamo fare. L'abbiamo fatto, come, senza mai provare. È venuto così, molto tenero, molto immediato. La canzone invece è una canzone bella. La parte cantata e suonata è abbastanza classica, no? Cioè, niente da dire, non c'è nulla da dire. Abbiamo voluto esprimere una scena di divertimento dentro una situazione tragica. Infatti io sono molto triste, non so se noti che nella canzone sono piuttosto triste, incazzato, e invece tutti intorno, insomma, erano, ridevano, scherzavano. Cioè, anche lì un contrasto per tagliare sempre l'aria e offrire la parte leggera alla parte pesante, perché la vita, anche quando è pesante, sa essere molto leggera e viceversa. Non so se ti ho risposto. Sì, sì. Mentre la copertina, vediamo che si intravedono gli strumenti, ma in realtà si vedono in parte questi strumenti coperti da queste fasce. Da chi è data l'idea, nasce questa idea di questa copertina, di quest'album? L'idea nasce da Maurizio Fernandini, che è il responsabile, diciamo, della parte grafica dell'etichetta, che è un bravissimo professionista. E ha avuto questa idea perché voleva legare l'album a una visione vintage a livello, e in effetti è così, cioè nell'album gli strumenti sono quelli, c'è la chitarra dobro, che è quella slide, no? La famosa chitarra, quella con la parte conica metallica, e c'è l'Hammond, l'organo, insomma, che si usa negli Spirituals, quindi legato molto agli anni 50, 60, anche 70. E quindi sì, voleva dare l'idea di quello che musicalmente poteva rappresentare. In effetti ci sono dei professionisti incredibili nell'album, c'è Francesco Piu, che è un bluesman italiano di Messardo, lui che suona la chitarra dobro molto, molto bene. Penso che il concetto sia proprio di rimandare una suggestione legata a una tradizione che è americana più che inglese sicuramente, anche se certe sonorità musicali, certe melodie sono molto inglesi, anche se camuffate da questa strumentazione nell'album. E a questo punto tu hai iniziato la tua carriera diciamo 1981, in realtà tu hai iniziato un po' prima, perché avete prodotto anche una videocassetta autoproduzione, quindi con colui che poi in realtà nel 1981 hai fatto anche il primo disco ufficiale che è uscito. Noi abbiamo cominciato, credo nel 78-79, posso sbagliarmi, a scrivere insieme io e Luca Bonafini, che è questo autore italiano abbastanza importante, e dopo abbiamo fatto questa registrazione, sai, una registrazione, non c'era digitale, c'erano proprio i nastroni, sai, presenti i nastroni, quelli che giravano così, e senza autotune, quindi stecche anche non pesanti, ma sono pezzi al limite dell'ascoltabilità,
diciamo che sono state recuperate da Luca, non so dove, l'ha trovato e l'abbiamo rimesso recentemente in file. E come testimonianza affettuosa, e le canzoni sono belle. L'esecuzione di due ragazzini che iniziavano, ecco. Quindi sì, ho iniziato in quel periodo. Poi c'è stata una parte lunga di totale oblio mio, musicalmente, non che avessi smesso di scrivere, ma ero uscito da tutto quello che era la musica condivisa, diciamo, pubblica, mentre Luca invece aveva affrontato con coraggio e con determinazione una carriera che lo portò a collaborare con Bertoli, firmando dei successi incredibili, anche sanremesi. E ci trovammo dopo quasi 20 anni, e chi lui, avendo fondato un'etichetta, mi stimolò a rompere gli indugi e a ricominciare. Da allora non mi sono più fermato. Avendo finito una fase della mia vita più legata alla cura dei figli, più legata alle responsabilità, mi sentivo più libero, e allora e via. Adesso non abbiamo sempre, diciamo che continuiamo a fare le cose senza, sì, con qualche forzata interruzione fisiologica, ma in realtà è un continuo. Stiamo già pensando al prossimo e anche al prossimo dopo. E come è cambiato Paolo dal 1981 ad oggi, musicalmente, secondo te? Ah no, poco niente. Sono cambiato molto. Cioè, hai presente quando impari una lingua dalla mamma, no? Dalla mamma, la lingua materna. Quella te la porti dietro. Puoi avere delle modifiche, ma ha lo stesso accento. Puoi cambiarlo se cambi città, però in realtà rimane quello. Io parlo, penso e sogno in quella lingua musicale, nella lingua dei Beatles, di Bob Dylan, di quella gente lì. Se sono diverse, le cito volutamente insieme. Invece la musica in generale, la musica secondo te è cambiata in peggio o in meglio? No, né in meglio né in peggio. Ci sono state delle cose che, essendo le prime volte, hanno segnato uno shock nel cuore delle persone, perché se ascolti, non so, like a Rolling Stone di Bob Dylan, è scioccante anche adesso, però immaginati la prima volta come poteva essere, e dopo non potevi rifare like a Rolling Stone, quindi non è che gli altri sono cattivi o incapaci, like a Rolling Stone era già stata fatta. Però quello che hanno potuto fare tutti gli altri è stato quello di aggiungere delle cose, di aggiungere e di ampliare, quindi ben venga tutto. L'unica cosa, sinceramente, adesso io non sono polemico proprio per niente di carattere, quindi io ammiro e stimo tutte le persone che si misurano con la creazione di qualcosa, anche avendo una scuola di partenza. Quello che faccio un po' fatica a sopportare ormai sono le cover, cioè le cover mi hanno un po' stancato, cioè non si può vivere solo di cover, bisogna andare avanti, sennò vuol dire che credi che sia già tutto finito, e non è finito niente. E suonare dal vivo, vabbè, parliamo di questo periodo, allora, un po' difficile, che emozioni provi, che sensazioni provi quando sali sul palco e poi dopo di fronte c'è gente che inizialmente sta in silenzio, ma poi la vedi che si emoziona, canta, comunque vada, partecipa e ti emana quell'energia, tu che sensazione provi? Allora, prima di salire sono sempre un po' teso, dopo, quando sono lì, sono a casa mia, sono in contatto con le persone, ma non direi come gruppo, proprio quasi singolarmente, una cosa che non riesco neanche a spiegare, non so se senti il mio cane che penicola. Smettila, Willy. È bellissimo, cioè io è quello che desidero, e nonostante la mia timidezza desidero comunicare con tantissime persone il più possibile, trasmettere cuore e ricevere il loro cuore, è la cosa più bella che esista, e questo succede anche nel mio lavoro, anche se in maniera diversa. Non sono emozioni così diverse,
sempre il cuore che parla al cuore, bellissimo, meraviglioso. Ti dico, il mio primo concerto, io sono timido, no? Dici, parli come uno, no, no, io sono timidissimo, però l'esigenza è questa. Primo concerto, Luca Bonafini, se lo conoscerai te lo potrà dire, c'era anche lui, però non ero l'unico, e semplicemente non ci andai. Ero un ragazzino, perché io mi vergognavo. Tutto qua. E quindi non ci sono andato. Sembra incredibile. Quando scendi al palco, quelli che ti incontrano ti fanno domande, oltre ai complimenti, ti hanno mai fatto domande particolari, oppure qualche domanda che ti è rimasta comunque, perché ti ha lasciato comunque quella sensazione o di piacere o di stupore? No, perché io dopo scappo. Magari mi mandano dei messaggi, delle cose carine, però non mi fermo a parlare dopo, hai capito? Sono fatto così, perché comunque resto un timido. Quindi quello che devo dire lo dico lì. Perfetto. Oppure dopo, ma non appena dopo. Appena dopo, non mi viene spontaneo. E quel concerto che ti è rimasto nel cuore, che ti ha dato anche più emozioni, c'è qualche evento che hai avuto live che ti ha dato più sensazioni, più emozioni più che altro? No, guarda, mi è piaciuto moltissimo un concerto che feci in montagna, perché io ho vissuto, sono mantovano, non so se lo sai, sono di Mantova, che è una città di pianura, tra il Mincio e il Po. Piacque moltissimo un concerto che feci in montagna, perché io sono stato 10 anni, ho abitato in montagna per 10 anni, nell'Appennino Tosco-Emiliano, e ho in mente quella piazza a Sestola, vicino al Monte Cimone, questa freschezza, questa aria frizzante, questa gente calda, perché anche se c'erano molti turisti, ma molti anche del paese, e questa gente calda dell'Appennino, perché per me l'Appennino è sacro, a tutte le latitudini, cioè i sibillini come l'Appennino centro-settentrionale, settentrionale, per me l'Appennino è speciale, è magico, non so come spiegartelo. Tu sei quasi un appenninico, no? Possiamo dirlo? Sì, ma noi viviamo tra la montagna e il mare, perché Ascoli si trova nella situazione un pochettino, siamo un po' al mare e un po' in montagna. Con pochi minuti siamo al mare o pochi minuti siamo in montagna. Quante volte vengo da te, cioè passo da casa tua, con la superstrada a San Benedetto Ascoli, ma è fantastica. E poi da lì puoi andare dove vuoi. È meraviglioso, il Monte della Laga, puoi andare... Sì, quel canyon di Civitella del Tronto che ho scoperto che non è tanto, è una cosa incredibile. Non mi ricordo più come si chiama. Il Salinello, le gole del Salinello. Sì. Allora, dandoci appuntamento a un possibile concerto ad Ascoli o a San Benedetto, che sarebbe bello vederti comunque dal vivo, perché sì, le canzoni ci piacciono. Dell'album tu hai messo, l'album comprende in fondo un pochettino di... Allora, alla guerra puoi nasconderti con i calzini ogni giorno, ma attenzione al chilometro. Questo mi piace molto. Sì, è vero. È vero, è vero. Ci puoi costruire un fumetto, tranquillamente. Abbiamo fatto tutta una domanda. In effetti, guarda, ti penso che la userò questa. Adesso la elaboro. Mi hai dato una buona idea. E ci fai i saluti finali? Allora, io ragazzi vi saluto. Vi faccio tanti auguri di buona ripartenza ad una vita non normale, ma meravigliosa, nuova, con la consapevolezza che non è così scontato stare insieme in pace e libertà. Basta. Vi abbraccio tutti e grazie. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Così ogni volta sei la prima, sei l'unica, sei l'ultima, sei la mia bambina.